Stefania Fuscagni, consigliera di Forza Italia, ha avuto il mandato tra i 3 grandi elettori della Toscana che andranno a eleggere dal prossimo 29 gennaio il futuro Presidente della Repubblica Italiana. Un mandato che non si riceve tutti i giorni. Difatti ho provato una certa emozione e per questo ringrazio i colleghi della fiducia che mi è stata data. Io sono al secondo mandato, non mi ripresenterò perché ho sempre giurato ai miei elettori che dopo 2 mandati si preparano nuove persone in politica e quindi è un coronamento anche di un'attività. Ma è anche, devo dire, la espressione di quello che sta avvenendo oggi e che è così incomprensibile per i cittadini. Per esempio, il patto del Nazareno, il poter dire che c'è una maggioranza rappresentata da Renzi, un'opposizione riconosciuta, perché il presidente Berlusconi non era riconosciuto come capo dell'opposizione. E allora che su una carica di questo genere ci possa essere, non dico una intesa sotto banco, ma una intesa sopra banco, perché dovremmo pure recuperare questa idea della istituzionalità del Presidente della Repubblica. E allora questa convergenza su persone, va bene, che vadano a rappresentare la regione e della maggioranza e dell'opposizione è un indice di sanità politica. Questo non solo non mi scandalizza, ma mi dice che finalmente anche sul fronte regionale c'è una lettura politica di tipo nazionale quando si tratta di questioni di tipo nazionale. Quindi lei respinge a mittente le critiche di chi dice il patto del Nazareno a livello nazionale porta praticamente anche dei frutti a livello locale, si veda la legge elettorale, si veda i 3 grandi elettori. Sarebbe nella elezione di una carica istituzionale di tipo nazionale una follia, perché già sarebbe una forma di autismo da parte delle regioni. Le regioni hanno il dovere di colloquiare con il proprio territorio, e su questo parecchie cose devono ancora fare, e con il nazionale, cioè essere attivi lettori della politica del momento, perché cittadino è uno, non è che è cittadino solo fiorentino o toscano o nazionale, è il cittadino, le tasse gli arrivano, gli importa di saperlo se gliele mette la regione, gliele mette lo Stato, sempre tasse sono, quindi... Non solo non sono scandalizzata, ma io ritengo che sia una lettura reale della politica del momento e questo fa bene ai cittadini e tanto basta. Come dovrà essere, quali caratteristiche, quali requisiti dovrà avere il prossimo Presidente della Repubblica? Che conosca cosa vuol dire Costituzione materiale. Io quando vado all'estero a vedere mia figlia o altro... E dico, si imbatte nella Costituzione, ma come mai voi non avete ancora la Repubblica Presidenziale? Ma qui, ma là, ma come mai ci sono questi iter legislativi che avanti vanno avanti e indietro dal Senato? Ma chi è sta? Dico, c'è la Costituzione materiale. Ma che è la Costituzione materiale? La Costituzione materiale è sono le azioni realistiche che fa la politica, ma se non si rimette in correlazione. La Costituzione reale che va, e come la stessa Costituzione prevede, cambiata profondamente, o se no ci ridiamo dietro. Cioè, una Costituzione materiale è surreale. Io vorrei una Costituzione reale dove i problemi di base, per esempio il fatto che un Presidente del Consiglio sia un Presidente del Consiglio e ha la libertà anche di mandare a casa per esempio un Ministro, o che in qualche modo un Presidente della Repubblica si sappia se è una Repubblica presidenziale per cui può decidere se ci mette Monti o non ce li mette, ed è, non è solo Costituzione materiale questa qui. E quindi il passaggio è molto interessante, noi per ragioni politiche nazionali e internazionali non siamo riusciti a fare le riforme di base, la forma del governo, la forma dell'amministrazione, che era necessario fare dopo la caduta del muro. Ma siamo originali noi altri, cade il muro e cade la Democrazia Cristiana, siamo matti, cioè non è che siamo matti, ma non, abbiamo ancora da smaltire delle questioni di ordine internazionale che derivano dal secondo dopoguerra del secolo scorso, ma siamo a un altro secolo, ragazzi, sveglia, è ora di muoversi, è quella di dare delle prerogative chiare al Presidente della Repubblica e delle prerogative chiare al Presidente del Consiglio, chi dei due deve decidere? Rispondendo a quello che hanno detto gli elettori, soprattutto. Perché se no, ragazzi, di che si parla?
Ecco, su questo punto credo che i tempi siano maturi, anche per questo sono molto contenta di poter vedere con i miei occhi. Posto, maestro. Va bene? Grazie.